passa di non ci vicine. E questo, cioè, e questo arriva. Non è possibile. E io la guardo, lei mi guarda. Lei così e mi fa: mi sono seduta prima io, no? No, no, non è possibile, cioè, ci posso credere. Ecco, no. Vale, chiedilo alle mie vicine che sono rimaste, se infatti io gli ho risposto. E infatti, come vede, le mie chiappe sono una ponente e una levante. Siamo nel 1870, siamo pochi anni dopo l'età datata, e devono parlare del miglioramento genetico degli animali del Regno d'Italia. Si è parlato di accoppiamenti, quindi di un mondo particolare, con un linguaggio anche particolare che per l'epoca era tabù, per cui non sanno come parlare degli accoppiamenti e allora devono utilizzare un linguaggio appropriato per l'epoca. E allora vedete un attimo l'avviso, questo è un documento originale, 1870. Devono parlare di accoppiamenti, vedete come affrontano l'argomento. Il Ministero di Agricoltura, avendo notato con soddisfazione come nel passato anno alla stazione di stallone governativi Tricarie, vicino Matera, andò un gran numero di cavalle che molte si dette di mandarle insoddisfatte. Allora chiedono aiuto degli stalloni di Potenza per dare un po' di soddisfazione a quei poveri cavalli, di Matera. Sta per effettuare la traversata del ponte alla Luna. Io non lo farò. Allora farò dei video di merda probabilmente, ma devo per forza. Questo è il primo ponte che facciamo. Dopodiché c'è il secondo, che è il più alto, e quindi partiamo. Tutti e due moschettoni su questo lato. Allora, primo ponte fatto. Purtroppo non sono riuscita a fare il video mentre lo facevo perché mi dovevo per forza reggere. E adesso andiamo a fare quel ponte lì che voi vedete, una striscia in foschia, ma andiamo a fare quello. Dunque, per chi soffre di vertigini non va bene, non va assolutamente fatto, perché comunque si è molto alto, sia il primo che è il più piccolino, pensavo fosse meno alto, invece è molto alto, oltre al fatto che traballa molto, per cui chi non se la sente è meglio che non ci venga proprio a farlo. Amore, qui
Che figata! Soffre di vertigini, mi dispiace, no, non lo può fare. Non lo può fare perché l'altezza è molto è importante, però l'esperienza più bella della mia vita. Bellissima. Coraggiosi, fatevi avanti, perché la luna vi aspetta.